sul ponte. Mi siedo ogni giorno sul muro del ponte, da un anno ogni mattina. Guardo la gente che lo attraversa da una sponda all'altra del canale, che cambia colore quando cambia la luce, sempre più scuro e sporco, sempre più triste e spento. Si sono avvicinate delle persone di buon cuore, qualche volta, convinte che fossi là per chiedere l'elemosina. Ho sorriso con tenerezza. Ero là solo per vedere la gente. Non mi piace guardare dalle finestre. È come spiare e non si vedono né gli occhi né il volto, che cambiano con il cambiare delle stagioni. Guardare gli occhi e i volti della gente che attraversa il ponte è come leggere un libro. Ogni pagina è diversa. Gli uomini e le donne ogni giorno voltano pagina, ogni giorno è una nuova pagina, e quella pagina nuova si può leggere ogni mattina, ogni sera, nei loro passi, nei loro sguardi, nelle parole che si sussurrano o si gridano e che lente scorrono come l'acqua sempre più immobile del canale. È giunto di nuovo l'inverno, un altro inverno. Piove stasera e si è fatta notte, prima del solito. Il ponte è deserto ed è giunta l'ora, anche per me, di andare a casa. Non c'è più nulla da vedere.